Ciao Betes.it, tossici, tossici, tossici. Dove eravamo rimasti? Qual è il vostro tossico preferito dell'anno? Il mio è Oliver Jackson Coen dentro Hill House, The Haunting of Hill House, la serie TV di Flanagan con i fantasmi, i fratelli, il tempo che passa, i tossici, le case maledette, le case infestate. Oliver Jackson Coen e Luke, il fratello tossico. Che tenerezza, vi siete innamorati pure voi di Luke, lo so. Che diffidenza che fa la differenza in chiave drammaturgica attorno a Luke nel fratello e nelle sorelle, perché once tossico, always tossico. Una volta che sei tossico, hai creato dei problemi, soprattutto se quei problemi si sono creati fuori campo, che è un po' anche l'escamotage di questo bel dramma familiare col tossico. Benny's Back di Peter Hedges. Ma torniamo ai tossici. Il più antipatico invece forse di quest'anno, sapete chi è? Sì, il nostro adorato Elio di Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet in Beautiful Boy con Steve Carell, è proprio un tossico antipatico. Si fa che si fa che si fa che si fa senza un apparente motivo, senza anche un non apparente motivo, senza alcun tipo di motivo. E non gli succede mai niente. Ed è sempre anche un po' così, un po' maledetto, cool, come è Timothée in questo momento. No, è il mio tossico non preferito dell'anno. Alcuni vorrebbero Steve Carell, il papà, quello che interpreta il papà nel film, all'Oscar. Vediamo. Benny's Back di Peter Hedges è invece un buon film con tossico, con buon tossico, molto interessante. Il tossico di Lucas Hedges. È un film che ci insegna anche che in famiglia, una volta che uno dei nostri familiari ha avuto successo, perché non fare squadra? Steven Gyllenhaal non lo ha mai fatto troppo con Maggie e Jake. Una volta che loro due lo hanno superato in notorietà all'interno di Hollywood, e Steven Gyllenhaal era il regista, il papà di Maggie Gyllenhaal e di Jake Gyllenhaal. Maggie l'ha trovata in sala, forse speriamo, lontano da qui, forse l'hanno già tolto. Jake, ok, avete capito. E Steven Gyllenhaal proprio ogni tanto lavora molto per la TV, ma fa anche il suo ultimo lungo è di 2 anni fa. Non c'erano né Maggie né Jake. E invece Peter Hedges ha pensato: oh, ma mio figlio Lucas ha preso la nomination all'Oscar per Manchester by the Sea come attore non protagonista. Io sono un regista che dai tempi di About a Boy facevo lo sceneggiatore, poi ho fatto Sketch di April. Con Katie Holmes, quando ancora qualcuno si ricordava chi era Katie Holmes prima addirittura che sposasse Tom Cruise, e poi non me n'è andata più bene una, e io me prendo Lucas. E infatti, bravo! E il papà ha preso il figlio. Il figlio ha preso, si è fatto prendere da papà, e Peter Hedges è il regista di Ben Is Back, laddove Lucas Hedges è Ben. Ben che è? Is Back, è tornato da dove? Dalla terapia. Perché era in terapia? Perché era tossico! Se no, all'inizio della video recensione. Che tossico è? C'ha gli occhi dentro, 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 dentro. Bello, è Lucas che ha fatto sempre un po' il figlio che gli rodeva il culo ultimamente. È il figlio del morto in Manchester by the Sea, il nipote dello zio, che vabbè, è quello che è, il Chandler antipatico. Va bene, di Casey Affleck, premio Oscar. Poi il figlio rancoroso in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Qui fa il figlio tossico. Siamo andati oltre il rancore. È tornato a casa dalla sua comunità terapeutica. Ma perché? Ma che è successo? Perché è un buon film, Ben Is Back? Perché intanto è in diretta. Lui è tornato, vorrebbe passare il Natale. È Natale. Infatti è una controprogrammazione natalizia, Ben Is Back di Peter Hedges, non male. Julia Roberts è la mamma, Courtney Vance è il papà, anzi il patrigno, è una settimana di patrigni, c'è pure lo Schneider, patrigno uguale a Luca Vecchi in Bumblebee. Questo è il patrigno di colore, interpretato dal fantastico Courtney B. Vance. E Lucas Hedges invece è il figlio naturale di Julia Roberts, che si è sposata a Courtney B. Vance, tornato a casa, e vediamo in diretta, diciamo, veramente le ore che ci saranno dopo, le ore, voi direte, quando finisce il film, non ve lo dico. A quel punto è tornato il tossico a casa. Che facciamo? Ci fidiamo? Non ci fidiamo? Torniamo, ricordatevi della diffidenza, anche perché l'escamotage drammaturgico di Benny's Back non è male. La sceneggiatura l'ha scritta proprio Peter Hedges, e è che più andiamo avanti nel film, più anche Julia Roberts, che è la mamma, coraggio, di Ben, interpretata da Lucas Hedges, scopre delle cose del passato del figlio. Lei sapeva molto, ma non sapeva tanto.
tutto. E quindi è una sorta di viaggio all'inferno della tossicodipendenza, ma anche dei sensi di colpa, ma anche di che cosa? Anche delle conseguenze dell'amore? No, delle conseguenze dell'eroina, delle conseguenze del tossicume. Perché? Perché il ritorno di Ben in questa cittadina potrebbe stimolare qualcuno che magari ce l'ha con Ben per quello che è successo in passato, e allora lui con la mamma vanno al mall, massima attenzione, lui con la mamma stanno a casa, lui con la mamma per strada, insomma Julia Roberts si attacca a Lucas Hedges come Peter Hedges si è attaccato a Lucas Hedges, che in questo momento è la star, e Julia anche è una superstar, bellissima, mai rifatta, mai toccata, che belle le rughe di Julia Roberts, che belle le mamme coraggio di Julia. L'anno scorso, nello stesso periodo, mi era piaciuto molto Wonder, dove lei era un altro tipo di mamma coraggio. Qui sta con questo tossico e c'è una scena che è stupenda perché c'è dell'ironia su mamma sottossico, lei ride per un attimo, ma poi non ti puoi permettere nemmeno lo humor legato a un qualcosa che è passato, perché la domanda è passato? È passato? È andata? Abbiamo voltato pagina? No, se no, Peter Hedges non ce lo faceva il film. Quindi, Ben is back, ma back è l'ambiguità di questo bel titolo. Back in cosa? Back to the future? Back to the heroin? Back to the tossicume? Back to the innocence? Back to the family? Back to the home? Back to the mom? Guardatelo. E vi farete un'idea. Com'è Lucas Hedges? Bravissimo, bravissimo. Occhi sfuggenti, occhi proprio che gli stanno. Beh, non c'è tutto, non li vedevo. Questo Ed Begley Jr. mi ricorda tanto Ed Begley Jr. giovane. Non male, non male. E Julia Roberts, sempre solida. Forse non è una prova perfetta di Julia, ma è sempre un grande piacere per me vedere Julia Roberts con questa bellissima suo modo di essere attrice. E il film sono molto loro due, e occhio a quel momento di humor che fa ridere tutti e due, poi però dura pochissimo, la scena migliore del film, e occhio al finale che non mi è piaciuto per niente. Ta-da! Ma non vi posso dire perché. Vorrei parlarne con voi a lungo. Ho una mia teoria, vorrei parlarne con Peter Hedges, perché no, anche con Lucas Hedges, che è più importante di più. No, allora, non mi è piaciuto per niente il finale, ma per niente, per niente, per niente, non vi posso dire perché, e se ci sarà occasione in futuro ne parleremo, se mi incontrate per strada e vi interessa chiacchierare sul finale, perché c'è da parlare, eh? C'è molto da parlare del finale. Ben is back, Peter Hedges, allora, tossici, un po' famosi, un po' giovani del 2018, Oliver Jackson Cohen, il mio preferito, Ilaus, Luke, Timothée Chalamet, pessimo in Beautiful Boy, tossico antipatico, Ben, Lucas Hedges, tossico complesso, tossico sfuggente, tossico anche ironico, peccato per questo finale che ho trovato veramente tossico. Ciao Betteist, controprogrammazione natalizia cinema d'autore, ma c'è Giulia però, quindi anche un po'. Ciao Betteist!